Mirandola, Modena, Parma, Traversetolo, Sassuolo, centinaia di persone, adesso Vignola, questa sera gran finale a Bologna, dove parleremo ai bolognesi per bene, che non sono quei quattro spiegati dei centri sociali. Ragazzi, manca poco, ormai ci siamo, abbiamo vinto a Vignola qualche mese fa, e sono contento, abbiamo vinto la finale Emilia, l'obiettivo è di mandare a casa Renzi il 4 marzo, per fare cosa, senza bacchette magiche, impegni concreti che nell'era di internet voi registrate col telefonino, quindi se vinciamo le elezioni come le vinciamo, la prossima volta torno a Vignola da Presidente del Consiglio e dovrò dimostrare che stiamo facendo quello che abbiamo detto. Uno, problema numero uno, lavoro, sia per i giovani che per i meno giovani. La prima legge da cambiare è la legge Fornero. Cioè, un candidato del PD, Falchini, che ha detto che la legge Fornero è la legge più bella del mondo. C'è la Bonino, alleata di Renzi, che ha detto che chi vuole cambiare la legge Fornero è un irresponsabile. Ma ogni tanto che c'è anche qualche alleato, lo diciamo sottovoce, oggi c'è Berlusconi che ha detto che andare in pensione a 67 anni è giusto. Però io vorrei che qualcuno provasse a fare l'infermiere, il muratore, il camionista, il poliziotto, l'insegnante a 67 anni. È giusto che dopo aver versato 41 anni di contributi uno possa fare finalmente, dopo una vita di lavoro, il nonno o la nonna e lasciare quel posto di lavoro a un ragazzo di 20 anni che invece di scappare all'estero può rimanere a Vignola finalmente a lavorare. Altrimenti è il mondo al contrario, quindi cancellare una legge ingiusta, togliere tutta quella burocrazia che massacra chi lavora in proprio, che ha quel negozio, quell'altro, la tabaccheria, artigiani, partite IVA, liberi professionisti, piccoli imprenditori, quindi questa è una riforma che costa zero e mi impegno a guidare un governo che non rompa le scatole a chi lavora, quindi cancellando pesometri, redditometri, studi di settore, fatture emesse, fatture incassate, tutti quei fogli di carta che portano via mesi all'anno invece che a lavorare a compilare cartaccia. Ridurre le tasse è un dovere. L'abbiamo studiato, se qualcuno vuole curiosare stasera tornando a casa c'è un sito che racconta per filo e per segno come, il sito è tassaunica.it, per smontare tutte le balle della sinistra che dice che non si possono ridurre le tasse, non è un diritto ma è un dovere ridurre le tasse a chi lavora in Italia, perché altrimenti le aziende cosa fanno? Chiudono e scappano all'estero. Stasera andate ai telegiornali, farà vedere i 500 operai della Embraco, di questa multinazionale, licenziati dalla sera alla mattina, perché chiudono in Italia e aprono in Slovacchia, aprono in Polonia, in Romania o in Bulgaria, perché là i lavoratori costano di meno, vengono sfruttati di più e pagano meno tasse. Siamo gli edicoli però quando vengono queste aziende. È per questo che io dico che pur di difendere il lavoro, gli imprenditori, gli operai italiani, se serve bisogna anche mettere dei dazi per chi porta il lavoro. Come fanno gli altri? Come fanno gli altri? Quindi sono cose normali. Normale, come è normale, e noi abbiamo candidato un avvocato in gamba come Giulia Buongiorno nella Lega per darci una mano a portare come legge un principio: la legittima difesa è sempre e comunque legittima difesa. Adesso dovremmo essere noi, se ci entra qualcuno in casa di notte, a cercare di capire che intenzioni ha questo rapinatore, perché prima di difendermi valutare una difesa proporzionale al male che lui mi vuole fare. Rendete conto dell'assurdità di una norma come questa. La scuola è un altro settore da riformare assolutamente. Ragazzi, domani portate il mio saluto alla prof comunista che sicuramente è... Dai ragazzi, ho fatto il classico anch'io, erano quasi tutte di sinistra tranne quella di matematica, però sono venuto su quasi 90.
male lo stesso, quindi non è un problema. Però mi piacerebbe che a scuola si studiasse tutta la storia, non solo una parte di storia, perché ci sono morti di serie A e morti di serie B. Ad esempio a scuola nessuno mi ha mai insegnato, e penso che lo insegneranno a voi, che migliaia di italiani sono stati massacrati dai comunisti slavi nelle foibe sulle battaglie. Ma basta andare anche in provincia di Modena a ricordarsi di qualcuno che è stato fatto fuori solo perché non aveva la bandiera rossa sul comodino. Però quello è passato. Io non mi metto a livello di Renzi o della Boldrini, che stanno passando queste settimane di campagna elettorale, invece di proporre qualcosa per il futuro, sul lavoro, sulle tasse, sui giovani, sulla sanità. Ecco, io voglio vincere a livello nazionale, ma la prossima tappa voglio che la Lega vinca anche in Regione Emilia Romagna, per mandare a casa una giunta che gli ospedali li chiude invece di aprire il totale. E finalmente di rosso rimarrà solo un po' vino e basta. Non ci tagliamo là. Però ecco, mentre noi proviamo a parlare di futuro, parlando di asili nido, parlando di 4 milioni di italiani dimenticati come i disabili,